ero un ragazzino, ho iniziato a lavorare alle cave. Io vivo nelle cave, la mattina mi svegliano. Devo ringraziare le cave per quello che mi ha dato, perché poi in fondo i giovani dove vanno a lavorare di Carrara? Le famiglie cosa mangiano? A Carrara ci abbiamo più che le cave di marmo e ci abbiamo il porto. Se chiudiamo le cave è finito per tutti. Se non era uscito fuori quel discorso degli inerti, le cave a oggi sarebbero tutte chiuse, perché gli inerti vengono dagli scarti del marmo. Le aziende fanno blocchi, cioè non possono fare per il detrito. Allora uno dice, sono a distruggere, se si mangiare il mondo. Mi vado a cercare il pezzo, un po' a sensazione. A volte per me sono ritagli, scarti di lavorazione che per me invece vanno bene per il tipo di lavoro che devo fare. Questa scuola è nata per fornire le nuove maestranze nel settore del marmo. Quello che è cambiato è che è cambiato un po' il mondo del lavoro a Carrara. La lavorazione è scesa moltissimo, quindi c'è bisogno di meno maestranze, quindi anche la scuola ha cominciato un po' a perdere di interesse. Siamo passati in pochi decenni dalla cultura del marmo per opere d'arte, per artigianato di altissima qualità, a un regime di miniera a cielo aperto per tutte le Alpi Apuane. Per ogni 20% di blocchi che estraggono, possono produrre un 80% di scarti. Questo materiale viene poi trasportato verso i frantoi e viene macinato come se fosse grano, se ne fanno una farina. Stiamo vivendo un neocolonialismo in cui stanno arrivando sul territorio multinazionali che si sono accaparrate le nostre risorse prime e ci domandiamo soprattutto se può essere considerato anche green, come spesso si promuovono. Stiamo facendo una battaglia per continuare a far sì che i nostri popoli sopravvivano su questo territorio.